Una di queste barchette è la ecco questa Lady Free, dovrebbe essere la nostra. Stiamo andando a Trison Island, isola delle prigioni, a vedere la tartaruga gigante. Call me crazy. You can call me whatever you crazy. Wow, brace! Gnammi gnammi! Vedete? Stanno facendo il polpo. Hakuna Matata! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Gnammi gnammi! Due esemplari di balenotteri arenati. Vi siete sentiti male? Che è successo? Questa bananona, big banana. No, banana rossa. Ah, banana rossa. Ecco che il nostro Adrien, detto anche Adriano Celentano, ci ha aperto tutta questa frutta. Bravo Adrien. Azzurro. Mi accorgo, ragazzi, piano piano con un coltellino ho aperto tutto questo. Guardate qua come apre questo cocco, con che impazienza, piano piano, bravo ragazzi. Guardate l'acqua com'è bella, super turchese, è stupenda. Allora, sono bellissimi, c'è nel bagno. Salendo l'alta marea, vedete? Tra un po' tutta questa spiaggia sarà ricoperta dal mare. Qui l'acqua è trasparente ed è turchese, guardate, stupendo. È veramente fantastico. Ragazzi, guardate anche che abbiamo trovato, la mia amica Giusy ha trovato questa, manca solo la perla, cioè, è incredibile. Jumbo! Ragazzi, non ho mai visto l'acqua così turchese, è incredibile. Jumbo! Jumbo! Ragazzi, guardate come lava le pentole con la sabbia. Sabbia e acqua di mare. Questo Nelson! Nelson! Detersivo piatti? Detersivo! Belle? E queste sono le pentole che dobbiamo mangiare noi oggi. Giusto due patate. Coca, coca. Buon appetito. Che il pesce. Wow, aragoste, polipo, gamberi. Patate. Hakuna Matata. Buon appetito, amore. Buon appetito. Ragazzi, come potete vedere, stiamo scappando perché l'isola è praticamente scomparsa. Hakuna Matata! Questa era tutta un'isola, abbiamo mangiato e ci siamo dovuti scappare perché
è scomparsa la lingua di spiaggia. Amore, pulisci con l'asciugamano. Abbiamo mangiato con le mani. Adoro. È scomparsa, guardate, sta scomparendo. Guardate i due lati di mare che si uniscono e coprono la spiaggia. Adesso qua diventa grave. Ragazzi, il mare ci ha quasi travolto. La nostra barca è qui. Stiamo per lasciare l'isola che non c'è. Guardate queste ragazze dove sono. Bellissimo. Guardate il mare come si unisce. Ma siete scemi? No, vabbè. Io già mi sono fatta male. Ok. Hakuna Matata. La spiaggia è scomparsa, guardate. Fuia fuia. Tipo terremoto. Siamo buona, agari gari, turisana, oh 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 oh, wagari mija, zantipa yetu, Hakuna Matata, wagari mija, Hakuna Matata, zantipa yetu, Hakuna Matata, siamo buona, agari gari, oh, amo che sono di sorda rob. Hakuna Matata. Una quantità. Vai, ripeti. A me mi piace Nutello, panin capanna. Ripeti, vai. A me mi piace Nutello, panin capanna. Merendina, quando. E mo se le fa andare, vai, dici. Vai. Oh, are you, a me mi piace, vai. A me mi piace. A Nutello. O panine. Capanna. A me mi piace a Nutello. Nutella. Panin, capanna, meridine, a volontà. Okay. Bravo! Buongiorno capanna, no panin! Ah, buono. Allora, a me mi piace Nutella. Ho gelato capanna. Capalla. Merendini in quantità. Bravo! Cocco? Bello! A foto? Ok! Prison Island, questa prima era un'isola delle prigioni. Sono bellissimi. Buon appetito! Adesso qui c'è un albergo, prima invece c'erano le prigioni. Ciao amore! Attento che ti arrestano, ecco qua! Ma bella, eh? Oh. No, no. Bravo. Una isola abitante, la maggior parte di quelli che abitano lì sono sempre i sciamani. Ci siamo? Allora ragazzi, ma questa è l'unica isola dove sono le tartarughe gigante. A Zanzibar abbiamo due tipi delle tartarughe. Abbiamo Filippo, le tartarughe di mare, detto anche Pippo e Zacchi. Quella di terra si trovano qui, quello di mare si trovano su a nord. Quando andate a vedere la spiaggia più bella lì a nord, e sempre ci sono le tartarughe. Abbiamo viste noi. Questa isola è una isola che si trova a fronte di Stone Town. Tartaruga gigante, stai facendo il massaggio? Ah, ha detto, quindi questo si fa alzare in piedi. Si fa accarezzare. Morde. Prova. Dive, tieni fame, sì. Quanti anni ha questa? 50, guardate quante centri. Eccolo!
Per Filippo i pip. Urra! Io non mi incubali che nome. No, napoletano! Ah! Ya mia! Ya mia! Che la strabucchino! Tanto qua okay. Nessuno ti capisce! Ora sì, però! Ok ragazzi, ma qui è la parte dove sono proprio delle tartarughe, la parte dove sono le tartarughe, quella capanna lì. Dove... Eccola che mangia! Facciamo la foto! Vedete come mangia? Questa ha 194 anni. 194 anni, mamma mia. Ragazzi, questa tiene 194 anni, sta tartaruga. E Carlita ha da mangiare. Si sta mangiando anche la mano di Carlita. Sta mangiando più di te. No, più di te. Fa paura. C'ha la bocca gigante. Fa un giro. È giovane. Va, guarda come cammina. Troppo bello. Sì, oggi qui è sparito il mare. Cioè, guardate, qua c'era il mare e adesso non c'è più. Ci sono pietre. E guardate la gente come sta lontano. Adesso voglio andare anche io là. Sono lontanissimi. Riuscite a vedere? Cioè, è incredibile. Guardate questi dove sono. Cioè, neanche la videocamera ce la fa zoomare. Pazzesco. E è tutto un fondale. Vedete, questo praticamente qua c'è il mare. Adesso noi vediamo quello che c'è sotto al mare. Incredibile, per farci il bagno dobbiamo andare là giù. Vedete, sto camminando qua. Pazzesco. Lo so. Jumbo! Jumbo! Jumbo, buena! Non la sanno perché sono piccoli. Ciao! Jumbo! Jumbo! Jumbo, Jumbo! Oh, sono bellini! Jumbo! Dario stava cadendo e loro sono scoppiati a ridere! Sono tutti cardu, una foto qua! Jumbo! Ciao! Bellissimo, qua ci sono, vedete, dei colori fantastici. Turchese. C'è una piccola piscinetta. Turchese. Guardate che bello. Guardate che ho trovato sott'acqua. Questa è viva. Guardate. Fondale. Ragazzi, devo arrivare là giù. Ragazzi, ho trovato anche questo in mare. Mi sta camminando. Cioè, guardate, cammina. Cioè, è viva, guardate, c'ha le zampine. Incredibile, ragazze. Guardate, riuscite a vedere che si muove. Sta camminando, guardate. Vedete? Vedete le zampine? No, vabbè, adoro. Mettiamola in mare. Ragazzi, è un'altra viva. Qua il fondale è pieno di conchiglie, però sono vive. Cioè, è troppo bella. Sono quasi arrivata. Ragazzi, avete capito dove sto? Guardate qua dove sto. In mezzo al nulla. Oddio. Troppo bello. Adoro. Troppo belli. Fatti uno di ricci, attenzione. Guardate quanti pesciolini. Troppo carini. Si vedete, Dario non ha le palle, si è fermato là, è una ricotta. Amore, saluta. Ciao amore. Ciao, addio. Guardate, si intravedono le onde. Vedete, voglio arrivare fin laggiù. Guarda da dietro! Ragazzi, qui la corrente è diventata fortissima. Cioè, sto facendo ginnastica perché la corrente mi spinge.
ragazzi, sto camminando da un'ora, non arrivo mai. Le onde si sentono sempre più forti, il mare si sente sempre più forte. Oh mio Dio, non c'è il nulla. Amore! Dario, guardate dov'è. Amore! Amore! Oddio. L'acqua sta diventando freddissima. Qua ci sono delle persone, mi sembra di vedere. E ci sono le onde. Sono tipo dei sub. Vedete? Tocca tornare indietro, lontanissimo. Ragazzi, se non era per lui non tornavo e mi sono distrutta tutti i piedi. Guardate, mi sono tagliata. No, vabbè, vi giuro che si è alzata la marea, sono andata nel panico. One photo. Wonderful! Oh yeah! Ragazzi, allora vi giuro, è stato pazzesco. Io adesso sto a casa, vi sto facendo questo pezzo di video per rassicurarvi, perché sennò vi dite oh mio Dio cos'è successo. Vi giuro che la vacanza è finita malissimo, è stato incredibile, non ho mai avuto così tanta paura in vita mia. E vi dico, se vi capita di andare a Zanzibar o comunque dove c'è l'alta marea, non fate questa sciocchezza di rimanere in mare quando c'è la bassa marea, perché poi all'improvviso diventa alta marea proprio in pochi secondi e vi sentite avvilita. Io veramente mi sono vista avvilita. Quindi non rischiate, perché veramente io ho rischiato grosso e è stata proprio una sciocchezza. Quindi, però io sono molto molto spericolata, e però non fatelo a casa, mi raccomando. Però è stato bello ancora una volta poter verificare e constatare la bellezza di queste persone. Infatti quel pescatore mi ha aiutato e mi ha portato fino in spiaggia, infatti poi l'abbiamo ringraziato, eccetera. E niente, comunque la vacanza è stata stupenda, adesso sono a casa, sto bene, non vi preoccupate, e vi volevo mandare un bacio grande, dirvi che è tutto ok e vi ringrazio per aver seguito. Questo era l'ultimo video del vlog a Zanzibar, ma se mi seguite nei prossimi giorni ci sarà ancora qualcos'altro riguardante le vacanze, non a Zanzibar, una nuova meta, perché abbiamo fatto un'altra settimana in una nuova località. Seguitemi su Instagram e su YouTube. Ciao, lasciatemi tanti like e grazie per tutto il vostro affetto e per tutti i vostri bellissimi commenti. Scusate, ma mi emoziono sempre quando vi ringrazio. Io tanto bene, vi mando un bacio. Ciao family, grazie. I will give them every part of me.